Ma raga, era questa era la leggenda che girava. E noi bambini di 8 anni siamo entrati in questa casa, che esiste ancora perché è dietro a casa mia, dove si era diffusa la notizia che era stato trovato uno scheletro dentro un armadio. Ci siamo guardati intorno, c'era pochissima roba, c'era moltissima erba, era molto distrutta. Però mi ricordo che avevamo trovato delle cose, e tra queste c'era una moneta. E mi ricordo che l'ho presa e me la sono messa in tasca. Una moneta? Tienila. Gianmarco, nel video di oggi ritorno con un nuovo rituale. Se non avete visto il video precedente, vi ho parlato del mio amico immaginario Lamia, ed è una storia allucinante che vi consiglio di vedere cliccando qua o qua. Praticamente a grandi linee ho scoperto e ho ricordato che nell'estate di quando ho avuto 8 anni io ho avuto a che fare con un amico immaginario del quale avevo completamente rimosso tutto. Di immaginario c'era poco, probabilmente era un demone. Io prendevo la telecamera dei miei genitori e parlavo alla telecamera riprendendo la mia ombra. Vieni qua, ciao. Mamma mia, sei vicino. No, io ti vedo lì. No, ti voglio vedere, poi te la do. Ma cosa fai? E soprattutto il suo nome, Lamia, che ho scoperto essere un vero e proprio demone che si ciba di sangue di bambini. E per questo motivo ho deciso di provare a vedere se effettivamente quel mio amico immaginario è un demone o un'entità malefica, utilizzando il rituale dell'amico immaginario. Il rituale in questione, a quanto pare, permetterebbe, in caso di risultato positivo, di entrare in contatto un'ultima volta con il tuo amico immaginario e farlo manifestare. L'idea di questo rituale è che gli amici immaginari in realtà sono fenomeni paranormali che noi abbiamo incluso nella nostra vita, giustificandoli come mere fantasie di bambini. Io ora, raga, vi chiedo di mettere un pollice su questo video, perché non so se vi rendete conto di quello che sto facendo. Io solo so cosa succederà nei prossimi video, quindi non dimenticatevi nemmeno di iscrivervi al mio canale, e giù nei commenti voglio sapere cosa ne pensate. Prima di tutto bisogna intagliare una bambola di carta in un foglio, e di queste ve ne serviranno due. Dopo vi serviranno 5 candele, accendetele in senso anti-orario. Dopodiché prendete le due bambole di carta e ponetele al centro del vostro cerchio di candele. Ora dovete spegnere tutte quante le luci. Vi servirà a questo punto un pennarello rosso e un pennarello nero. Con il pennarello rosso scrivete il nome del vostro amico immaginario. E con il pennarello nero scrivete il vostro nome. L'idea è quella che per una notte sola darete la possibilità al vostro amico immaginario di staccarsi dalla vostra mente e arrivare nella realtà. A questo punto c'è una frase da dire solamente una volta. Mio caro amico, il tuo ritorno benedico. Torna a me dall'oscura riva che la memoria schiva. Una notte ancora la nostra amicizia rinnova. A questo punto prendi un piatto con dell'acqua e ponilo al centro del rituale. Dovrai prendere la bambola del tuo amico immaginario e bruciarlo su di una candela. Ma prima che bruci completamente, dovrai porlo all'interno dell'acqua e spegnere il fuoco. Se la farai bruciare completamente, il tuo amico immaginario sarà bloccato nella tua realtà. Ok, 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 spegniti. Si è spento? Ok, credo che si sia spento. A questo punto il rituale dice che il mio amico immaginario è qui con me. Potrebbe essere qualsiasi cosa, un respiro oltre al tuo, un calo della temperatura. In nessuna maniera io comunque devo vedere il mio amico immaginario. Nel momento in cui lo vedrò, lui avrà potere su di me. Il fatto è che quando siamo bambini, a quanto pare esistono queste regole che ci proteggono dal male che potrebbero farci gli amici immaginari. Lamia, che raga, mi
mi sono spostato a quest'altra parte perché la situazione si sta facendo stra inquietante, vi dico la verità. E sembra quasi che ci sia qualcuno presente, che però non riesco a definire. Avete presente quando tipo vi sentite gli occhi addosso? Stessa roba, stessa identica roba. Lamia, cioè, che cazzo? Ah, madonna raga, che spavento che ho preso. Mi sono cacato. Raga, che cacchio significa? C'è qualcuno? Madonna, 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 madonna. Raga, perché si muovono così? Di resina. Che cacchio sta succedendo? Lamia, sei tu? Ma chi vuoi che sia alla fine? Raga, c'è qualcosa che viene da sopra. C'è qualcosa che viene da sopra. Voglio andare sopra, però devo portarmi per forza dietro la videocamera perché... se no non vedo niente. Ma come faccio a portare questa videocamera? Ok. Mio Dio, raga. Che ansia. Non ho paura, raga. Ma ho preso un colpo, una roba assurda, esagerata. Stavo per... Ma che ansia allucinante. Sì, raga, sono io. Ho avuto un mancamento a un certo punto. Là ci sono io che... Oh, sono di... Oh, maronna del... Oh, sono il Poppit. Hello? No, il Poppit posseduto no, raga. No, il Poppit posseduto no, dai, per favore. Esci fuori, così possiamo giocare. Che gioco vuoi fare? Perché non esci? Senti, io voglio fare una cosa. Lamia, io ora mi metterò qua e mi scatterò delle foto. Ho fatto proprio una cosa a caso, raga. Vediamo se c'è qualcosa di interessante effettivamente. Ok. Madonna, che sconcertato che sono. C'è niente. Oh mio Dio! No, 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 no. C'è letteralmente un'ombra. Raga, non c'è. Prima c'è e poi non c'è. Oh mio Dio, oh mio Dio. Raga, qua non c'è niente. E qua c'è sta roba e subito dopo non c'è niente di nuovo. Oh mio Dio, ma non può essere la mia ombra. Cioè, vedete che la mia ombra è questa. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh.
È passata ormai mezz'ora e mi sono detto ok, boh, accendo le luci, il rituale è finito, saluto tutti, adios. Ma sento di quei rumori che io, credetemi, io domani mattina me ne vado a questa casa. Non me ne frega che devo rimanere un'altra settimana, io me ne vado. Adios. No, forse non me ne vado. Dai, sono rimasto a casa mia 100 anni che guarda tutto quello che ho fatto, la bocca dell'inferno a casa mia. Vabbè, fatto sta che ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti. Io ho come l'impressione che il rituale sia finito. Però ho anche l'impressione che questa non sarà né la prima né l'ultima volta che sentiremo parlare di Lamia. Qualcosa mi dice che è qui per restare. E la cosa mi inquieta notevolmente. Fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate. Sono super curioso della vostra opinione. Se non l'avete ancora fatto, mettete un pollice in su. Iscrivetevi al mio canale. Esce un nuovo video di martedì 15, sabato alle 10:30. Intanto giovedì, ma questo non sa mai nessuno. Io vi mando un bacione grande grande e al mio prossimo video. Ciao!